Buongiorno ragazzi, mi trovo sul vialone davanti al Taal Vulcano e qui davanti ci sono tantissimi ristoranti dove si può mangiare e ammirare il vulcano Taal. Ora vi faccio vedere, io sono in questo ristorante che è un ristorante tipico filippino dove servono cibo come bulalo, tilapia, che è pesce filippino, e adesso io sto mangiando qui, vi faccio vedere il posto. Vedete, siamo messi qua, è un posto abbastanza grande, c'è la vista a Taal, da quella parte. Ecco, vediamo, questo qua è il menù ragazzi, vedete c'è il bulalo, questo di solito va bene per 3 persone, 922 peso, che sono 20 euro, sono pork sisig, seafood, c'è un po' di tutto specialità filippine. Di solito questi cibi si mangiano in tante persone, per questo sono porzioni un po' più abbondanti. Questo c'è aceto? Sì, aceto. Ecco, è arrivato tutto il cibo, vedete, questo è aceto con peperoncino e cipolla e poi il riso immancabile. Ok, adesso mangiamo questa tilapia, questo qua è il pesce tipico filippino, forse il più diffuso che si mangia al mondo, in tutti i ristoranti filippini c'è la tilapia. Eccolo qua. E voilà. Ok, così mi vedete bene ragazzi. Poi ci sono i pesciolini che non so cosa siano esattamente. Comunque pesce fritto, vedete? Qui abbiamo preparato una salsa a base di calamansi, che è tipo un limone e la soia. Si mette dentro. Qua si mangia col riso. In genere. Fa così. Si mangia tutto con le mani anche. Non è maleducazione mangiare con le mani, quindi lo si può fare, se meglio lo metto nella soia. Questo è il bello delle Filippine, puoi mangiare con le mani tutto quello che vuoi, non solo la coscia di pollo, ma tutto. Bene ragazzi, ho chiesto il caffè, il conto, poi andiamo a vedere il vulcano al volo. Questo è il caffè, di solito hanno questo caffè tipo un caffè americano, brut coffee, che è proprio prodotto qua in Tagay Tay. Vedete com'è scuro, ma è molto buono, va bene, meglio di niente, io dico sempre. Ecco, arrivato il conto ragazzi, quindi un pranzo l'abbiamo pagato 1101, che sono circa 20 euro. Un pranzetto da 20 euro, 10 euro a testa, va bene, come in Italia qua a Tagay Tay. Ecco, vedete che qua nello scontrino, 20, oltre ai 1000 peso del pranzo, si paga anche il 100 peso, che sarebbe service charge, che è il servizio. Quindi si paga il servizio, da noi è come dire forse il coperto. Coperto che sono 3 euro, no? E qua c'è il servizio, cioè 100 peso. A volte non c'è questo e quindi magari bisogna lasciare la mancia ai camerieri. Anche qua puoi lasciarla volendo, però con questi soldi andranno ai camerieri. Ragazzi, abbiamo pagato, ora prima di andarmene andiamo a vedere il vulcano, che purtroppo è nuvoloso questo periodo perché è periodo di pioggia, quindi è sempre un po' nuvoloso questa zona, questa parte delle Filippine, perché è un po' rialzata. Fa più fresco, ecco, si sentono i tuoni, si sentono? Tuoni, vediamo se si vedono.
tutti fanno la foto. Allora, questo è il vulcano. Ecco qua il vulcano visto da questa parte. Vedete? Malapena si vede, purtroppo. Bene, anche questo pranzo si è concluso. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.